Ok, questo è come si presenta il microfono wireless per iPhone e iPad. Questa è la scatola, molto minimale e devo dire molto, molto elegante secondo me. Dentro ci sono i due microfoni più il ricevitore, più questi che sono i due cavi. In un sacchetto di velcro, due cavi USB-C e questi sono i due microfoni. Tutte e due con l'entrata USB per ricaricarli, purtroppo separatamente, quindi bisogna prendere i due cavi e separatamente con due spine USB bisogna caricarli separatamente, mentre questo è il ricevitore che va attaccato all'iPhone o all'iPad per poter ricevere il segnale. La prima cosa molto, molto comoda e bella è che è plug and play, quindi significa semplicemente che attaccando il ricevitore e accendendo con il tasto d'accensione qui dietro il microfono, si accende la spia verde e il microfono è già pronto per partire senza dover installare nessuna applicazione o senza fare nessuna cosa particolare. Infatti, se adesso noi apriamo le note vocali, io posso tranquillamente avviare una nota vocale e vedete che comunque registra perfettamente la mia voce, nonostante comunque il telefono è già abbastanza lontano dalla telecamera, ma io ho il microfono vicino alla mia voce e registra perfettamente. Altra cosa molto interessante è che il ricevitore ha una presa qui Lightning, il che vuol dire che con un cavo Lightning io lo posso attaccare al ricevitore e l'iPhone va in carica mentre ho il ricevitore attaccato, quindi vuol dire che io posso attaccare un power bank e caricare il telefono mentre registro con il mio microfono. I microfoni sono due, il ricevitore è solo uno e con un solo ricevitore puoi collegare due microfoni in contemporanea. Ok, questa è una prova all'esterno per vedere la qualità del suono del microfono. Il cellulare con il ricevitore è montato sul cavalletto più o meno a 7 metri da me e questa è la qualità del suono che secondo me è più che ottima. Considerando che siamo all'esterno, ci sono un po' di rumori, ma nonostante tutto, io credo che la voce si sente limpida e precisa. Il microfono l'ho montato qui con la clip, quindi è abbastanza vicino alla mia bocca.